Benvenuti in questo nuovo video, vi saluto con la sinistra, come vedete, perché ho un braccio fasciato e durante il video vi spiego perché. Ma bando alle ciance, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e attivare la campanella per entrare a far parte della Fair Family. Detto questo, questo sarà un video dove praticamente mi trucco con la mano sinistra e farò tutto solamente con la mano sinistra. È stata una grande sfida per me, sono super contenta del risultato, non l'avrei mai detto, sono tipo wow, super eccitata. Super excited, quindi vi lascio il video, spero vi piaccia. Un buon video. Come vedete, questa è la situazione. Quindi devo cercare innanzitutto di fare un qualcosa a questi capelli, perché sono veramente orribili. Non ho degli elastici. Prima di iniziare, ma che cacchio. Prima di morire, mi sono preparata questo bellissimo pumpkin spice latte. Vedrete la preparazione ora. È autunno oramai. Ho comprato queste bellissime zucche da tritare, da tipo fare una purea. E ci aggiungerò il fil cappuccino. No, ti schiaccio. Okay. No. Epic fail. Ho aggiunto un po' di latte per farlo diventare questa purea. Adesso aggiungo al mio caffè americano un po' di fit cappuccino. Non c'è più. Raga, mi state riempiendo di messaggi sull'Happy Coffee. Non lo producono più, non ce l'hanno più. Questo è il mio ultimo Happy Coffee. Hello darkness my old friend. It's the time del fit cappuccino. Ne metto un misurino per dare il gusto del cappuccino. Shake. Non ha un bel aspetto. No, va giù. Speravo rimanesse su tipo panna. Vabbè, questo è il mio pumpkin spice caffè più che latte. Vorrei aggiungerci un po' più di latte. È uscito da Dio, raga, dovete troppo provarlo. E sì, raga, i body shape si possono utilizzare anche per dei dolci, delle bevande, insomma qualsiasi cosa. Quello che ho utilizzato io è lui. Come sempre c'è il codice sconto Gloria20, che è sempre valido per il 20% sui vostri acquisti. Io ve lo ricorderò a vita. In realtà il body shape è un integratore da utilizzare come sostitutivo di pasto, fino a due pasti al giorno. Quindi potete fare a pranzo, a cena. Fit chocolate, fit strawberry, insomma ce ne sono un sacco di gusti. Il mio preferito è fit cappuccino e anche fit strawberry. E anche fit chocolate e anche fit vanille, insomma mi piacciono un po' tutti. Sapete che oramai io li utilizzo da un sacco di tempo, da un sacco di anni. Vi lascio il link di Natural Mojo qua sotto. Ho questo braccio un po' così. Ho pensato, perché non fare un video dove mi trucco solo con la sinistra, visto che ultimamente mi sto truccando solo con la sinistra. Ispirato proprio a questo bellissimo mood estivo, stavo dicendo, a questo bellissimo periodo pre-invernale, quindi autunnale, utilizzare anche una palette delle nuove arrivate in casa Huda Beauty. Queste sono le palette, guardate che belle. Io utilizzerò ovviamente lei. Fichissima, perché all'apertura abbiamo tutte queste palette. Un po' la Naked Cherry. Mettetevi comodi, utilizzerò anche un nuovo fondotinta di Collistar, il nuovo mascara di NARS, un bel po' di cose, tutto con la sinistra. Questo qua di Mesauna, il brow... Mesauna. Questo qua di... Mesauna, il brow liner. Questa è una challenge vera e propria, cioè... Quale mano utilizzate per truccarvi? Oddio! Se vi state chiedendo cosa ho fatto al braccio, ho tolto... Si chiama... HPV o PVH47, è un ceppo della famiglia del papillomavirus, che è un virus, la gente si ricorda del papillomavirus per le trasmissioni sessuali, no? In realtà no, questo è un ceppo della famiglia, non è proprio quello. Sono andata a farmi togliere queste specie di escrescenze, mi raccomando controllatevi, perché io sono stata abbastanza pigra, cioè le ho lasciate proliferare, ho detto boh, chissà che cacchio è, non erano trasmissibili così facilmente solo via sangue, o se la pelle viene comunque esposta con il sangue a una ferita, questo virus si trasmette. Chi mi conosce e li ha viste lo sa quanto erano brutte, sembravano dei cavolfiori. Io pensavo fossero, cioè praticamente sono delle verruchine, chiamiamole verruche, perché questa parte del questo ceppo si manifesta sotto forma di verruca. Andate a farle controllare,
e sono state bruciate, tagliate e bruciate. Dolore atroce, non vi dico. Dio raga, ce la sto facendo! Voglio una statua. Vado a salvare le vite. Allora adesso con questo correttore qua di Nabla voglio andare a perfezionare. Dio quanto ne ho messo. Amen le paradesi andare o la veglia. È difficilissimo. Difficilissimo. Mi serve una spugnetta. I'm after time. No, sto sbagliando tutto. Mazza, oh, se è lento il procedimento. Direi che possiamo iniziare con con un pennello da sfumatura. Topaz Obsession. Obsession. Questi sono i colori al suo interno. Io volevo fare una roba meno arancio e più scura, più rossa. Infatti utilizzerò questo colore qua. Questo. E di transizione magari utilizzo il senape. Cioè, guardate quanto vado lenta. Non ho proprio manualità con la sinistra. Me l'aspettavo più senape. Su di me non risulta poi così scuro. Si è sbiancato parecchio, forse col fondo che ho messo. Vabbè. Adesso prendo... Molto bella questa palette. Mi piacciono i colori verso la fine. Gli altri sono un po' troppo rosa. Mi aspettavo una cosa un po' più sherry. Cioè, qualcosa di rosso, qualcosa di più... avvolgente. Io capisco che devono renderla commerciale per la gente che magari non fa questi trucchi qua, però già che mi fai una palette con tutti questi colori devono comunque piacerti, almeno mettici un bel rosso, perché questo raga non è rosso. Vado ad applicare qua, voglio fare tutto l'occhio completamente scuro. Ovviamente a me le ciglia devono cadere quando mi sto truccando. Beh, mi sembra logico. No raga, io non ce la faccio. Faccio la stessa cosa da questa parte. Che schifo. Cerchiamo di sfumare il tutto. Mamma mia, difficilissimo. Quando vi ho detto che mi sto truccando praticamente tutti i giorni da quando mi è successa questa cosa con la sinistra, intendevo che piazzo un ombretto color carne, metto le ciglia finte, che è difficile, fondotinta, sopracciglia e tutto il resto. Cioè non faccio questi trucchi qua con questo colore. È una bella sfida. Adesso utilizzo questo scuro da questa palette. Non riesco a indicarvelo, però capitemi. Picchiettarlo sopra per renderlo più scuro. Ma non appiccica, non si colora. Tutte le sfumature che avevo fatto se ne sono andate. Come Marco. Marco se n'è andato e non ritorna più. Io voglio qualcosa di rosso. No, non mi piace. Voglio un rosso power. Arrivo. Ok, ho preso la mia unica e amatissima Morphe Palette 35C. Come vedete al suo interno ci sono i rossi. Quindi vado ad utilizzare sti rossi per intensificare sto trucco. Voilà. Beh, è più colorato, cioè, capito? I got the power, power. Questo video sarà lunghissimo, lo sapete, vero? Avete un sacco di tagli. No, ma non si sfuma la parte esterna, non riesco proprio. Sembra che sto accarezzando la palpebra, per aver paura di sbagliare. E non è uscito il rosso comunque che volevo, vabbè. Solo che per la parte sottostante utilizzo il rosso, che verrà fuori un fucsia, perché non lo so. Che sia, mamma quanto è difficile. Che non sia un fucsia. Niente, scherzavo, utilizzo la parte scura di quella di Huda Beauty. Anche tu vai verso l'esterno. Ok, utilizzo una matita nera. Voglio andare a renderlo un po' più dark, un po' più scuro, un po' più autunnale. Quindi prendo questa matita nera che non ho mai usato e grazie al video che avete visto precedente a questo è stata una scoperta fantastica, quella di Gigi Hadid for Maybelline. Di solito io tengo con l'altra mano. No, non ce la faccio. No. Sì, ce la faccio. Oh, oddio, quanto è difficile. Oh, ok. Piccolo accorgimento, se volete, piangete un po', perché così almeno cola e vi fa già l'effetto sfumato. Yes, ce l'ho fatta. With the same No! Dicevo, e adesso con lo stesso pennello vado a sfumarmi questo nero così, a renderlo un po' più soft. Tipo, no, ma non abbiamo sbagliato ad applicarlo. Lo vogliamo un po' più soft. Allora, dalla stessa palette di Urban Decay, la Sherry, voglio utilizzare il colore più chiaro per andare a illuminare, a fissare anche dal precedente correttore. Non tanto, perché ho paura che mi spegni un po' il senape, infatti. Indosso per il naso. Sto
se lo avete notato, non ho più il piercing, il septum. Fatemi sapere se vi piace di più con o senza, perché non so se rimetterlo. Mi trovo così bene senza, che e mi sembra anche più piccolino il naso, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, cioè non so, ditemi la vostra. Intanto mi vado a mettere il mascara con la mano appunto che utilizzo, e il mascara che voglio utilizzare è questo qua di NARS, il nuovo Climax, e ce la farò ad aprirlo. Guardate che bella la confezione, Never Fake It, molto bello, speriamo che sia anche molto figo sulle ciglia. Sembra molto wow, wow, in effetti. Oddio, non so se si vede il prima e il dopo, cioè il risultato, il prima e il dopo. Che difficile, non mi sto ancora macchiando, pregate per me. Non so più qual è la destra e quella della sinistra, raga, aiuto, 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 aiuto. Sì, di merda. Adesso andiamo ad attaccare anche l'altra. Che difficile. No. Oh, ok. Una è più su, l'altra è più giù, perfetto. Woo, ce l'ho fatta! Sono le vintage di Lashes by Lucy, ve le ho fatte vedere anche qua nel video precedente a questo. Mi piacciono un sacco perché hanno un effetto super naturale, io poi non le ho mai sporcate di appunto di mascara. Per la base vado ad utilizzare questo nuovo fondotinta di Collistar, che ho testato già da alcuni giorni e mi piace tantissimo perché ha un effetto naturale, una novità, e idrata tantissimo. Io che ho la pelle secca è tipo una super scoperta, molto molto apprezzata in casa Collister. Al suo interno ha anche l'SPF 15, quindi la protezione per eventuali raggi solari. E questo si chiama fondotinta idratazione profonda con Hydro Attiva Complex. Questo è l'effetto del fondotinta, vi ho lasciato a parte questo cosino qua, il prima e il dopo. Questa è la coprenza del fondotinta, vedete che si vedono ancora un po' i brufolettini, ma possiamo poi andarli dopo a coprire con il correttore. Però ha un effetto super levigante, non so se lo riuscite a vedere, e non lo so, mi sembra molto luminoso, mi piace parecchio. Utilizzo la Contour Kit di Anastasia e vado ad utilizzare le cialde un po' più calde, non quelle più fredde, e inizio a creare le ombre del mio corpo, del mio viso. Cosa sto dicendo? Questo è un pennello gigantesco ed è quello di Mesauda. Secondo me è meglio picchiettarlo che sfumarlo, perché, cioè, perché fare, che fare così, perché crea da solo la sua sfumatura. Questi aggeggi mi hanno veramente rotto le palle. Vado a fare anche un po', no, di contouring qua. No, Gloria, dovevi scaricare il prodotto. Ma no, lei continua imperterrita, se ne frega. Ok, qui sotto il doppio mento, e vado con il correttore a correggermi qui questo puntino qua. Non ne metto tanto perché questo qua, ripeto, è molto coprente. Allora, applichiamo il blush. Come blush utilizzo questo qua di Mulac. Non ne metto neanche tanto, non mi piace avere troppo blush. Proviamo magari questo qua di Pupa, che è bellissimo il pack. E questo qua sono i Retro Illusion Highlighter 001, ok? Non è fantastico perché non è molto... Cioè, vedete? È super tranquillo. Non ci piacciono le cose tranquille. Questo è per chi non vuole usare con illuminante, secondo me, perché è veramente soft. Allora, sulle labbra invece voglio qualcosa che sia, che urli autunno, ma veramente tanto. Quindi vado a stendere un colore molto scuro, vado prima a cercarlo. Questo qua è Evil Twin e mi piace tantissimo, secondo me è top. E volevo un attimo scaldarlo, dato che è un viola scuro, con questo qua che è l'edizione Gingerbread Man limitata. Guardate quanto è bello, secondo me adesso è il periodo giusto per utilizzarlo. E la parte divertente, raga, è che lo dovrò stendere con la sinistra, quindi... Ma io potevo scegliermi un colore un po' più semplice da stendere, no? Ok, top. Io non so perché questa parte la faccio sempre più sottile. Raga, stendo meglio i rossetti con la... Sembro Kim Possible. Comunque è nero. Pensavo fosse più difficile. Ma quanto è bello sto look. Ditemi se non è autunnale. Adoro. Quanto è figo. Adoro.
non è perfetto, lo so, ma questo è il look finito. Mi sono truccata con la sinistra, adesso vaporizziamo il tutto, dato che ho già il viso idratato, ma voglio fissarlo per bene con quest'acqua Gloria Setter di Glam Gloria. Oh, sì. Non ho steso il mascara nella parte inferiore, però questa è una grande sfida. Adesso rovinerò tutto il make up. Ok. E voilà, questo è il look finale. Io spero vi piaccia. Ho fatto tutto con la sinistra. Sfido tutti voi a fare un make up bello power con la sinistra. Voglio vedere i vostri lavori su Instagram, taggatemi, mi raccomando. Se appunto questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su con la sinistra. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ok, adesso devo stoppare con la sinistra. Perfetto.